Entriamo nel vivo perché siamo curiosi di capire cosa stanno facendo i bambini e soprattutto che cosa si può realizzare con i mattoncini Lego. E ce lo dice la storia dell'associazionismo a Ponte Cagnano con l'associazione Avalon, che da sempre ha curato il legame con il gioco e soprattutto con alcuni tipi di giochi. Ma ce lo racconta il presidente Michele D'Elia. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porto i saluti di tutta l'associazione, grazie di essere qui con noi. In realtà noi abbiamo portato al territorio qualcosa che è già una sua volontà, ovvero divertirsi, giocare, soprattutto per i bambini. I Lego oggi sono lo strumento di storytelling che abbiamo scelto per farli raccontare e raccontare la città che vorrebbero vedere. Abbiamo porti, navi spaziali, stazioni marittime, tutto quello che un bambino vuole vedere nella propria città, che in questo laboratorio diventa un'occasione per raccontare e raccontare, per capire anche passioni, interessi. Non hanno avuto molte occasioni di gioco, come sappiamo, nell'ultimo periodo, quindi per loro questi momenti sono aggregativi e fondamentali per far esprimere la loro voce, quindi per finalmente sentire loro raccontare quello che vogliono. Che ci devi anticipare qualcosa magari di Natale, perché l'assessore Trigiano ci diceva che esisterà un villaggio di Babbo Natale creato con i Lego. Ci saranno tanti altri progetti, ci sarà il Natale, ci saranno altri progetti legati ai Lego, però ovviamente diventa anche vitale per noi dirvi continuate a seguirci, così scoprirete di più. Quindi vi invitiamo sulle nostre pagine, sui nostri social, dove scoprirete di volta in volta quello che abbiamo in serbo per voi. Devo solo ricordare ai nostri amici che l'associazione Avalon ha un punto di open space proprio stanziale per i ragazzi, ma anche per noi, perché io ho giocato con lui. Lo ricordiamo, presso la scuola media Picenza. Sì, da questa importante collaborazione con l'IC Picenza abbiamo realizzato un laboratorio, un open space, dove i ragazzi possono venire, giocare, conoscere il gioco da tavola e soprattutto, quello che ci premeva di più, fare socialità, perché oggi il gioco diventa un momento aggregativo, diventa un momento sociale. Quindi trovare aperto un giorno a settimana, comunque in base a quelle che saranno le prossime progettualità, un punto dove si va a giocare, si conosce nuove persone e si testano tanti giochi insieme. Grazie a Michele D'Elia, Associazione Avalon, un saluto dal progetto Narrative Urbane e soprattutto dalla Biblioteca Comunale di Ponte Cagnano Faiano, Alfonso Gatto. Ciao!